Allora, alcune riflessioni sono venute che ho potuto incontrare, vi sintetizzano a che fare con che cosa stanno facendo, che cosa si dice intorno agli psicologi nel mondo. E queste sostanzialmente sono la sintesi di un bellissimo lavoro che è stato commissionato dall'American Psychological Association, dove nel 2011 l'hanno pubblicato il lavoro, dove si dice che solamente una piccola parte degli psicologi è a posto fisso, una quarantina, il trend tende a ridursi, che sostanzialmente queste persone si trovano a compiere più lavori contemporaneamente e non tutte le attività che fanno contemporaneamente sono attività psicologiche, ma spesso si sovrappongono a quelle di altre discipline, ad esempio attività di tipo educativo, attività che hanno a che fare con la formazione, attività che hanno a che fare con la selezione, la gestione delle risorse umane e così via. C'è qualcuno che si diletta a fare dei trend, quali possono essere i campi psicologici che trovano un certo spazio nel futuro, voi li potete vedere elencati nella slide, non sto qua sicuramente a leggerlo, ma quello che potete vedere è che sono campi che non hanno strettamente solo a che fare con la psicologia, ma si sovrappongono a quelli di altri. Pensate all'attività di counseling, pensate all'attività di career education, vocational counselor, pensate anche all'attività di clinical psychology che si sovrappone a quella che anche i medici, ad esempio, possono fare e così via. Quindi diciamo così che la psicologia e gli psicologi in qualche maniera si sovrappongono nelle loro attività anche alle attività che fanno altri. L'altro dato che volevo riportarvi ha a che fare con la parola counseling e gli studi in materia di counseling in alcuni settori disciplinari, il primo ovviamente il settore psicologico. E noi, prendendo una delle banche dati che tendenzialmente utilizziamo dal 2000 al 2013, potete vedere il numero di pubblicazioni che sono state effettuate con dentro la parola counseling. Con la parola psychological counseling in modo specifico la quota si riduce notevolmente. E per quanto riguarda gli ambiti del counseling che vengono trattati nelle nostre ricerche, avete qua l'elenco, un elenco abbastanza ricco, articolato e ha una serie di diversificazioni. Per quanto riguarda il trend in psicologia, in questi ultimi 10 anni le pubblicazioni in materia di counseling tendono, come potete vedere, a mantenersi abbastanza stabili nel tempo e in una certa quantità. Bene, diciamo che è una disciplina che in qualche maniera studiamo e approfondiamo, e forse potremmo dire sicuramente una serie di cose. Poi mi sono chiesta se anche gli educatori studiano il counseling e si occupano di counseling, cosa che alla quale tutti voi potete rispondere già in modo affermativo. Allora ho preso una delle banche dati che loro utilizzano più frequentemente, l'Education Resources Information Center, e come potete vedere c'è un certo numero di pubblicazioni, molto si avvicina a quello degli psicologi, con la parola counseling, bella consistente la quota del lavoro fatto in psychological counseling. Per quanto riguarda gli ambiti, anche qua gli educatori ce la cavano abbastanza, nel senso che studiano una serie di temi anche interessanti, provate a pensare oltre alle tecniche all'outcome dei trattamenti, ad esempio al ruolo dei consulenti, alla formazione dei consulenti, alla prevenzione, ad esempio, e così via. Per quanto riguarda il trend, non ci sono trend, nel senso che gli educatori studiano scienze dell'educazione, è abbastanza stabile, con circa 1600 articoli ogni anno nell'arco di questi 13 anni presi in considerazione, mediamente. Ok, quindi abbiamo visto gli psicologi e gli educatori. Qui vi ho riportato l'elenco dei giornali e delle riviste ai quali fanno riferimento. Ce ne sono di vario tipo, molti non si ispirano strettamente a titoli di tipo psicologico, quindi esistono una serie di riviste che sono gestite, i titoli non hanno a che fare strettamente solo con la psicologia, e chi scrive in questi articoli e chi fa da editor di queste riviste appartiene ad ambiti diversificati, non solamente ad ambiti psicologici, per cui lavorano nei dipartimenti di counseling, cioè sono dipartimenti molto specifici in giro per l'Europa e soprattutto per gli Stati Uniti, School of Education, Counselor Education Department, l'education va per maggiore, sono sostanzialmente. Bene, passiamo alle riviste mediche, molto molto interessante. I medici scrivono di caso counseling? Assolutamente sì, prendendo una delle banche dati che è la più quotata per loro, insomma, così gli hanno detto almeno, c'è sicuramente dell'altro. Come potete vedere c'è una produzione molto ricca e una certa produzione anche con psychological counseling e anche delle cose interessanti, strane, bizzarre. C'è anche un counseling con
con gli animali, quindi insomma c'è un settore che è variegato. E gli argomenti che affrontano sono quelli che qua vedete elencati, hanno a che fare con la consulenza genetica, l'educazione, la nutrizione, contraccezione, eccetera, eccetera. Quello che volevo farvi vedere, mi sembrava estremamente interessante, sono due cose. Uno è il trend, che è un'esplosione di pubblicazioni in materia di counseling, da parte ovviamente delle figure che si occupano delle questioni mediche, e vi ho portato questa pubblicazione che è molto recente, che come vedete è pubblicata sul Passion Education and Counseling. Sono di fatto molto avanti, è un lavoro che hanno fatto a livello europeo, un consensus work group, dove i medici sostanzialmente si sono occupati di definire le competenze di base che dovrebbero avere i professionisti del settore medico. Sono molto molto ben articolate, hanno fatto un lavoro anche da un punto di vista metodologico molto, molto rigoroso, è un articolo molto interessante e mi chiedo come mai il psicologi sostanzialmente in questo tipo di lavoro di fatto ogni disegno. Se siete interessati è una cosa estremamente interessante che vi posso mandare. Bene, passiamo alle riviste di tipo economico. Quindi gli economisti si occupano di counseling, ho preso una banca dati, anche questa da loro presa in considerazione con una certa frequenza, che fosse una banca dati associata a un settore dell'economia chiamata economia, non so come dirvelo. Un nostro amico economista li chiama A e B, cioè gli A sono quelli che si occupano di economia e cura, poi ci sono i B che si sposano anche con altre cose, gli aziendalisti, si sovrappongono alla psicologia, questi sono gli A sostanzialmente. Gli A si occupano di counseling, beh, come potete vedere già emerge, e vi ho portato i titoli delle pubblicazioni per farvi vedere che questa parola compare all'interno di contesti particolari dove si parla di mutui, dove adesso io non entro nel vivo, ma di chi compra, di chi acquista, di chi occorre di questo tipo, ipoteche, eccetera, eccetera, con un certo trend. Anche gli economisti scrivono su queste, con la parola counseling, ok? Bisogna entrare nel vivo, è un counseling molto particolare sicuramente, con dei momenti in esplosione, ma con un trend che sostanzialmente negli ultimi anni si assesta intorno a un certo numero di pubblicazioni. E le riviste che sono state prese in considerazione per questi numeri sono le seguenti, quindi sono cose che si occupano di finanza, come potete vedere, di un certo tipo di economia che si sposa meno con la gestione, diciamo così, delle risorse umane, era quello che volevo farvi vedere, perché lì sicuramente è molto più consistente. Poi mi sono un po' spaziata anche nei confronti di altre discipline, ad esempio mi sono chiesta se in settori come la farmacia comparisse in alcune pubblicazioni la parola counseling. Sì, compare anche in queste, cioè è già stato detto che sono settori sicuramente molto particolari, concordo pienamente, sono infatti anche ricerche molto particolari, però come dire, anche in altri settori disciplinari questo aspetto, per le loro cose di competenza, assume un ruolo significativo. Un'altra disciplina che ho preso in considerazione è la filosofia, anche nell'ambito filosofico ci sono pubblicazioni che affrontano la questione del counseling, in modo particolare il counseling di tipo filosofico, compare con elevata frequenza, e studiato da loro, con dei, come dire, con una presenza pur con dei picchi e con dei, in alto e in basso, ma con una certa costanza, mi verrebbe da dire, studiata questo settore dal mondo filosofico. Terza questione che volevo porre alla vostra attenzione è dove viene fatta l'attività di formazione per quanto riguarda il counseling in Europa. E vi presento la sintesi di 3 anni di lavoro del Network NICE, dove rappresentiamo l'Italia, e una delle rilevazioni che è stata fatta ha a che fare con dove avviene la formazione. Voi potete vedere che la formazione viene svolta in vari dipartimenti di tipologie diverse, la preponderanza non è il dipartimento di psicologia, ma è il dipartimento dei servizi educativi, il centro dell'educazione e così via. E ve ne sono anche altri, la sociologia, l'economia e così via. E l'altro dato che volevo porre alla vostra attenzione è se
si stimola lo studio di questa disciplina a livello di triennale, a livello di magistrale o a livello di post laurea. Come potete vedere, la maggioranza si colloca nella magistrale, però c'è una certa attenzione anche in Europa alla formazione post laurea, e il trend è in continuo aumento. Ci siamo incontrati a Istanbul 2 settimane fa e l'idea è quella di cominciare a spingere verso una formazione post laurea, anche la formazione in materia di counseling. Quarto punto, a che fare con le associazioni. Ovviamente le associazioni che vanno per la maggiore sono le associazioni americane, hanno ovviamente, come dire, un ruolo predominante, fanno da apripista sostanzialmente, e quello che volevo porre alla vostra attenzione era il ruolo dei bracci armati di queste associazioni, in modo particolare del CACREP, che è una sezione che si occupa di sostanzialmente controllare la formazione universitaria in materia di counseling. Loro vanno dentro l'università, vanno a vedere se è tutto in regola, dai programmi che fanno, agli spazi, all'attività di consulenza, all'attività di supervisione, rilasciando un bollino all'università, e le università col bollino vengono scelte poi dagli studenti, per cui quei docenti che non hanno il bollino si cominciano a preoccupare o si preoccupano quando arrivano questi del CACREP. E esistono poi anche altre associazioni, ma la principale sostanzialmente è sicuramente la prima, ci sono state di pubblicazioni anche molto recenti su quello che sta accadendo in materia di accreditamento. L'Europa in termini di associazioni ha un ruolo meno pregnante, ne abbiamo comunque una di associazione, che è l'European Association for Counseling, e sono due le cose che volevo dirvi al riguardo. Uno è che comunque ritengono importante la formazione e anche il controllo della supervisione, e due che non precludono l'accesso a questo tipo di formazione unicamente agli psicologi. C'è un altro elemento che mi sembrava interessante, giusto da porre sul piatto della riflessione. C'è un certo numero di studiosi che si occupano di vedere come stanno andando le cose con le professioni, in modo particolare che declini e che, come dire, salti in avanti ne stanno compiendo alcune professioni, e si sta constatando che alcune professioni che avevano uno status molto ben fortificato, ad esempio le professioni mediche o le professioni del settore legislativo, stanno sostanzialmente riducendo il livello di prestigio all'interno della nostra società, e l'educazione, la formazione, l'orientamento al servizio stanno diventando delle componenti importanti per diverse professioni. Professioni che fino a poco fa avevano un livello più basso di prestigio e di riconoscimento lo stanno assumendo, ad esempio quello del management, che è molto vicino all'attività di consulenza, e che forse è stato parlato di un momento magico, di un momento che può essere interessante da considerare, no? Da orchestrare, da cavalcare, sicuramente anche questo centrato sul counseling per inserirsi all'interno di situazioni di questo tipo. Temi dibattuti, quindi sto arrivando alla conclusione, nell'ambito di articoli che si occupano di counseling molto recenti, di pubblicazioni molto recenti. C'è un elenco di temi dibattuti, alcuni hanno a che fare con lo sviluppo dell'identità del counselor, con la collaborazione fra associazioni, stanno cercando di chiudere le lotte fra associazioni, ma di far mettere assieme le associazioni che si occupano di counseling, con agende comuni a vantaggio di chi fa questo mestiere, come collaborare, stare assieme, stare vicino alle professioni così chiamate sorelle. Ce n'è una lunga sfida, dai psicologi ai coach, assistenti sociali, educatori, i medici ci mettono dentro e così via. Come promuovere ricerche specifiche, outcome, formazione, inserimento lavorativo, come promuovere lo sviluppo umano puntando essenzialmente alla prevenzione e al benessere. Formazione di elevata qualità è un tema molto dibattuto, e l'aggiornamento riconosciuto anche tramite modalità online, dottorati di ricerca, l'insistenza che ci siano dottorati di ricerca in materia di counseling, il come controllare quindi la qualità e la formazione della supervisione, ma anche inserire dentro le tassonomie dei nuovi aspetti che hanno a che fare con la gestione di una professione in evoluzione. Quindi deve avere anche un certo tipo di competenze sostanzialmente e di atteggiamenti. Ho messo qualche esempio, dalla spiritualità, ad esempio la resilienza. Pensate che loro hanno una rivista specifica che è Counseling and Values, cioè valori associati al counseling, ed è una rivista specifica su queste tematiche. Per arrivare all'ultimo punto, dove ci sono alcuni futuristi del counseling sostanzialmente, e c'è chi dice che sicuramente il counseling è uno dei settori
che può avere un certo ruolo all'interno della nostra società, diventerà via via importante. C'è addirittura chi dice che probabilmente avremo a che fare con particolari forme di counseling, ad esempio il consulente artificiale, che diventerà la prima linea, come quando telefoniamo per i telefoni, la prima linea è la risposta vocale che non è una persona. Questo potrebbe accadere anche per la consulenza, per poi passare a un step successivo che è l'esperto che dovrebbe fare una serie di cose. Altre indicazioni su che cosa dovrebbe fare il counseling? Beh, intanto puntare a visioni più olistiche, non settoriali, avendo in mente il benessere e la qualità di vita delle persone, stimolare bilanciamenti, vita familiare, professionale, dati i tempi di crisi che stiamo percorrendo, decisioni per la salute, processi di invecchiamento, di qualità e così via. Nuovi archetipi, questo mi è piaciuta come frase, ve l'ho riportata, che per che cosa caratterizza l'educazione, la vita lavorativa, la vita familiare, lo sviluppo umano, l'empatia, la filantropia, la felicità, cioè dare, essere davanti all'evoluzione della società probabilmente per delineare anche delle, come dire, delle mete verso quali andare. Online e supervisione, online. Approcci positivi, la psicologia positiva e comunque gli approcci positivi sostanzialmente, la prevenzione viene addirittura chiamata lo smart business del futuro, l'educazione, una necessità che viene chiamata una necessità economica, c'è chi sta introducendo il biofeedback nelle scuole con i bambini per fare in modo che i bambini affrontino in modo, permettetemi, tra virgolette, rilassato l'attività di apprendimento. Sono gli spunti di quello che sta emergendo nella letteratura sul counseling, che sembra non chiudersi sostanzialmente a una visione prettamente psicologica di questi ambiti o solo di psicologi, e che probabilmente potrebbe essere interessante pensare, dibattere anche per fornire servizi anche nelle nostre università che siano più in grado di rispondere alle necessità con le quali abbiamo a che fare, aperte agli studenti ma anche al territorio. Ed è probabilmente un po' questo, almeno per quanto mi riguarda, le risposte che proverei a dare al questionario di cui parlava prima il professor Soreria. Questa è un po' la sintesi dello studio di quest'ultimo periodo.